Abbiamo conosciuto Antonio Montinaro. Sì, l'abbiamo conosciuto e incontrato una mattina di gennaio 2018 insieme a sua sorella Matilde. L'abbiamo conosciuto non soltanto come marito, sposo, pappadocci di famiglia e legato ai figli, ma come poliziotto, come caposcorta del giudice Falcone, uomo fedelissimo al suo giudice, tanto da volerne condividere anche gli ultimi istanti di una vita preziosa. Abbiamo conosciuto Antonio e per il quale siamo intenzionati a chiedere l'intitolazione del piazzale della nostra scuola alla sua figura come un poliziotto per gli altri e che aveva fatto della divisa il proprio essere. Ci ha insegnato a non avere paura della paura, perché tutti abbiamo paura. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. Della vigliaccheria bisogna avere paura ed è questa che bisogna sconfiggere. Nella nostra vita è giusto sconfiggere la paura di sognare perché dicono che i sogni appartengono ai bambini e i nostri li hanno distrutti per vigliaccheria. Nella nostra vita è giusto sconfiggere la paura di amare perché ci hanno abituato a non amare nessuno ed allontanare il diverso. Nella nostra vita ci hanno abituato a non piangere più perché piangere è segno di una debolezza e non di un'umanità che deve diventare umana. Grazie Antonio, a te questa giornata.